Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa lezione parleremo dei complementi di luogo. Partiamo come sempre dalla definizione. Il complemento di luogo fornisce notizie sul rapporto fra il predicato e il luogo nel quale si svolge l'azione o si verifica un fatto. A seconda della diversa sfumatura di significato, si divide in quattro tipologie: stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo e moto per luogo. Vediamo allora singolarmente adesso questi casi. Il complemento di stato in luogo, quindi prima tipologia, indica il luogo in cui si verificano il fatto o l'azione espressi dal predicato. Ad esempio, nella frase "La Galleria degli Uffizi si trova a Firenze". Ecco, abbiamo come elementi distintivi del complemento di stato e luogo il fatto che dipenda da verbi di stato o di quiete, quindi essere, trovarsi, vivere, abitare, sedere, aspettare, eccetera, o da nomi di analogo significato, quindi che intendano appunto la permanenza, quindi soggiorno, residenza, sosta, tappa, dimora, attesa e così via. È retto dalle preposizioni proprie a, da, in, su e tra e dalle preposizioni improprie sopra, sotto, dentro, fuori, oltre, presso. Possiamo avere anche delle locuzioni prepositive, quindi degli insiemi di parole accanto a, nei pressi di, nei dintorni di, vicino a, in cima a, in fondo a e così via. Oppure può essere costituito anche da un avverbio di luogo, qui, là, sotto, sopra, dentro, fuori e così via. In ogni caso risponde sempre alle domande dove, in quale luogo, quindi lo stato e luogo di staticità. Seconda tipologia, complemento di moto a luogo. Indica il luogo verso cui è diretta l'azione espressa dal predicato. Quindi, ad esempio, la mia famiglia si è trasferita a Torino. Elementi distintivi sono il fatto che dipenda da verbi non più di stato ma di moto, andare, salire, venire, giungere, entrare, trasferirsi, eccetera, o comunque da sostantivi che indichino un movimento, quindi partenza, arrivo, entrata e così via. Per quanto riguarda le preposizioni da cui ha retto, assomigliano anche in buona parte a quelle dello stato in luogo, a, da, in, su, eccetera. E quindi bisogna fare attenzione, ragionare proprio sulla logica della staticità o dello spostamento. E troviamo anche delle preposizioni improprie, sotto, sopra, dentro, presso, eccetera. Anche in questo caso vale quello che dicevo prima, cioè le preposizioni che lo introducono possono essere simili a quelle di altri complementi. Possiamo avere delle locuzioni alla volta di, in direzione di, eccetera, o anche degli avverbi di luogo, quindi qui, là, sotto, sopra, dentro, fuori. La cosa importante è ricordare sempre che la risposta che noi dobbiamo cercare è quella alla domanda dove, verso quale luogo. Ecco, poi abbiamo il complemento di moto da luogo, che indica, risponde alla domanda opposta, cioè da dove, da quale luogo, quindi indica il luogo da cui si parte o ci si allontana. Ad esempio, il corteo degli studenti è uscito dalla piazza. Elementi distintivi possono essere sempre il fatto che dipenda comunque da verbi o sostantivi che indicano un movimento, come anche appunto il moto a luogo. Ed è retto sempre da proposizioni semplici, da e di, o dalle locuzioni prepositive fuori da, via da. Quindi ecco, sono soprattutto poi le locuzioni prepositive forse quelle che aiutano di più. In ogni caso vale sempre il discorso che bisogna ragionare sul tipo di spostamento effettuato. Ultima tipologia è il complemento di moto per luogo, che indica il luogo attraverso il quale si passa. Quindi ad esempio, prendendo per i campi arriveremo prima. Passando per quella strada faremo più in fretta, eccetera. Quindi dipende da verbi o sostantivi sempre di movimento, è retto dalle preposizioni proprie da, tra, per, o dalla preposizione impropria attraverso e dalla locuzione prepositiva in mezzo a. Ecco, le domande a cui risponde sono, come si sottolineava prima, per dove, attraverso quale luogo. Bene, abbiamo terminato con la panoramica su questo tipo di complemento. Spero che questo breve audio abbia potuto esservi di aiuto e vi invito come sempre a continuare a seguire il canale.
Arrivederci e alla prossima!